Allora, buongiorno a tutti. Sto cercando di iniziare quasi puntuale. L'assessore Claudio Maria Terzi, della Regione Lombardia, causa traffico un po' in ritardo. La prossima volta deve fare come me, prendere il treno, e così arriva puntuale, perché non sembra. Ma è così, ma sta arrivando. Non so se è già arrivato Alessandro Spada. Ah. Grazie mille. E poi dopo c'è un cambiamento di programma, anzi due cambiamenti di programma che devo comunicare. Interverrà nei saluti introduttivi il professor Massimo Beccarello, che interviene a nome di Confindustria, e quindi io slitterò nella parte dei commenti successivi. Poi è malato e non ha potuto venire Mario Zoccatelli, GBC Italia, ma cercheremo di commentare insieme a voi lo stesso la parte delle innovazioni dedicate alla città. Io direi di iniziare, visto che il pubblico è arrivato puntuale, non deludiamo i presenti. Per i saluti introduttivi, Alessandro Spada, presidente di InnoVab, che in questo caso ci porta i saluti, Camera di Commercio di Milano. Buongiorno, assessore. Grazie. Piace perché di base sono anche molto cavaliere, quindi io Non mi sono offendo, ospite, però sono ospite, non. benvenuto. Bene, buongiorno a tutti. Sono Alessandro Spada, presidente di InnoVab, che è un'azienda speciale della Camera di Commercio dedita all'innovazione e alla ricerca. Quindi vi porto il saluto della Camera, che è impegnata da vari anni e si propone di migliorare la competitività del tessuto economico nazionale. Anche nazionale, perché InnoVab agisce su tutto quanto il paese, quindi non solo nel territorio milanese, attraverso la promozione dell'innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnologico. Il premio Innovazione Amica dell'Ambiente, che Camera di Commercio ha sostenuto fin dalla sua prima edizione, persegue un obiettivo coincidente con quello di InnoVab, cioè quello di creare un contesto favorevole alla ricerca e contribuire alla diffusione di buone pratiche orientate alla sostenibilità ambientale. Anche noi, infatti, siamo assolutamente convinti che la dimensione della sostenibilità e dello sviluppo sia irrinunciabile e necessario, e soprattutto nell'ambito di quello che poi dopo è la valorizzazione delle imprese e le organizzazioni che sapranno cogliere la sfida dell'ambiente come opportunità di crescita e di sviluppo. Vi segnalo che inoltre tra i promotori del premio, Fondazione Legambiente Innovazione ed InnoVab hanno avviato già un percorso di collaborazione che sono certo che porterà ulteriori opportunità per le imprese sia premiate e sia altre imprese che poi dopo verranno segnalate. Ricordo anche che Camera di Commercio ha individuato come obiettivo strategico del suo programma pluriennale il supporto alle imprese che operano nella green economy. La prima tappa di questo percorso di sostegno è rappresentata dalla imminente costituzione, in collaborazione con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, di una comunità del saper fare in campo ambientale. Una modalità di collaborazione strutturata tra istituzioni, imprese e loro associazioni, studi professionali che operano nel settore, università e centri di ricerca. Tra qualche settimana vi sarà un momento pubblico di lancio dell'iniziativa che naturalmente comunicheremo con tutte le informazioni necessarie. In questo contesto si situa anche un altro appuntamento molto importante per quanto si occupa del rapporto tra innovazione e sostenibilità. Il 19 febbraio è in programma un tavolo ambiente del percorso verso Milano Smart City che vede impegnate le due istituzioni milanesi nella consultazione di tutti i soggetti interessati a contribuire alla definizione delle strategie dello sviluppo della città. Ma oltre a queste parti istituzionali, permettetemi anche alcune riflessioni che sono basate sulla
su quella che è la mia esperienza, che è un'esperienza imprenditoriale. Il rapporto tra impresa e ambiente sta conoscendo una progressiva e radicale trasformazione. I profondi mutamenti che il sistema economico ha conosciuto in questo primo scorcio di millennio hanno infatti reso evidente la necessità di una nuova definizione dei rapporti tra sistema economico e produttivo e le esigenze dello sviluppo sostenibile, indicando quindi nella cosiddetta green economy uno dei segni distintivi dell'economia dei prossimi decenni. La sfida principale quindi per il futuro è ridurre l'uso delle risorse naturali nella progettazione, produzione e utilizzo di prodotti materiali. In molti casi risultati significativi possono essere ottenuti usando semplicemente le tecniche esistenti, quali best available technique. L'ecoinnovazione è uno strumento essenziale per sviluppare nuove soluzioni in grado di ridurre l'impatto dei processi industriali. La valorizzazione di tutta la filiera della green economy è essenziale per lo sviluppo sostenibile, perché favorisce attività produttive già insediate e coerenti con l'ambiente, migliora l'articolazione e la competitività nel settore nel quale si interviene, attrae nuovi investitori selezionando quelli maggiormente in linea con il modello ricercato. Green economy vuol dire sviluppo possibile e volano rispetto ad un quadro economico che al momento è tutto fuorché brillante. Riteniamo che sia strategico puntare su ricerca e innovazione come leve per uscire dalla crisi e creare nuovo sviluppo recuperando il ritardo accumulato in questi anni, anche in vista di Expo, dove Milano e la Lombardia saranno un vero laboratorio sui temi della sostenibilità ambientale. A questo punto fatemi dire anche che questa iniziativa promossa è anche ben guardata da Assolombarda, che attraverso la costituzione del Green Economy Network ha l'obiettivo di consolidare la leadership di Milano nella filiera dell'economia verde, dove abbiamo già 300 imprese che hanno colto questa opportunità e che staranno lavorando assieme a dei progetti molto interessanti. Però per favorire queste filiere è importante che lo Stato persegua anche una politica industriale e che questa politica industriale sia coordinata attraverso le regioni e tutti quanti gli enti e poi dopo infine anche con le imprese. Occorre quindi favorire sempre di più la collaborazione tra questi enti e le imprese, gli istituti di ricerca, le università, che oltre a favorire questi processi incentivano anche le persone ad investire il proprio impegno e le proprie energie in questi campi. Volevo anche fare accenno a fare un breve riferimento al pacchetto che la Commissione europea ha varato la settimana scorsa con gli obiettivi, ma visto che non sapevo, c'è il collega Beccarello di Confindustria, io penso che forse qualcosa su questi temi vorrà dire lui e quindi evito magari di toccare questo argomento, visto che lui ha una competenza e sicurezza della materia senz'altro migliore della mia. Chiudo quindi dicendo che per noi è molto importante essere qua oggi, siamo assolutamente vicini a questo premio e soprattutto a tutte quante le imprese, sia quelle vincitrici sia quelle che hanno partecipato, perché il momento di oggi è solamente un passaggio, ma quello importante è che tutte quante le imprese siano incanalate in investire tutte quante le risorse in questo tema dell'innovazione, perché questo è essenziale per l'ambiente, ma è soprattutto essenziale anche per lo sviluppo futuro delle imprese. Le economie emergenti sono sempre più aggressive e di conseguenza per noi è sempre più importante investire nel campo dell'innovazione. Grazie e buona giornata. Ecco, mi scuso di già perché alle 10:15 devo lasciare perché ho un altro impegno. Il dono dell'ubiquità non ce l'hanno ancora. Non ce l'hanno ancora data. Grazie. Grazie, scusate per il ritardo. Dicevo che ci vorrebbe il teletrasporto, poi mi hanno detto poteva venire in bici e calcolando il tempo che ci ho messo a fare i 40 km, 42 da Dalmine a qua, in bici probabilmente ci avrei messo meno, piuttosto che la macchina, d'ora in poi ci penserò, invece che il treno la bici, poi arriverò un po' più affaticata, ma di fatto va bene. Ma potrebbe... più contenta.
più contenta, sì. Adesso ci penso se sono più contenta, insomma vediamo. No, a parte gli scherzi, a parte veramente le scuse doverose per il ritardo, altrettanto doverose, ma non meno sentite, non meno sincere, ovviamente i complimenti per un premio, per questo premio, per il premio che anche oggi ci troviamo qui a voi a consegnare, noi come partner di questa bella iniziativa in cui fermamente crediamo. Quindi non partecipiamo giusto perché è doveroso partecipare a questo tipo di iniziative, ma partecipiamo convintamente, e devo dire che anche il nostro delegato all'interno della commissione ci ha portato dei report veramente interessanti, e qui lo vedo là in fondo che alza, esatto, l'ingegner Dadone. Devo dire è stato talmente preso, insomma, dal suo ruolo, che non appena avete finito di fatto la commissione mi ha mandato una lunghissima mail con tutti i dettagli. Questo per dirvi che insomma lo facciamo veramente convintamente. Ovviamente non possiamo che apprezzare l'azione di associazioni come Lega Ambiente, che fanno appunto di quella che è non solo la tutela ambientale, ma soprattutto la diffusione di un messaggio di ecosostenibilità in genere, il loro l'oggetto principale della loro azione e dei loro associati. Un percorso virtuoso che ovviamente ha come fine principale quello di arrivare appunto ad innovazioni, a dei strumenti, a delle buone pratiche ecosostenibili da una parte, che portino ad una riduzione dei costi, soprattutto ambientali, per la loro realizzazione. Qualche settimana fa, forse ormai qualche mese, il tempo passa troppo alla svelta, ho sentito una definizione di green economy che mi è molto piaciuta e che da allora ripeto in maniera quasi ossessiva. La green economy non può che essere l'idea, insomma, di produrre di più spendendo meno, ma spendendo non solo in termini di costi economici, ma spendendo soprattutto in termini di costi ambientali. Forse è questo l'obiettivo che ci dovremmo dare tutti. La Regione Lombardia tenta di fare questo attraverso tutta una serie di attività pianificatorie che in particolare in questi mesi stanno venendo avanti. Quindi penso al piano per l'aria, penso al piano energetico, penso al piano dei rifiuti. Delle pianificazioni che hanno come elemento fondamentale, come presupposto, proprio quello di produrre di più o di non cambiare, di non stravolgere il nostro stile di vita, ma inquinando di meno, intervenendo o in generale intervenendo sempre meno su quello che è il nostro ambiente. Anche in questo senso andrà appunto la programmazione dei fondi comunitari 2014 e 2020, concentrati soprattutto sull'economia, ma non sull'energia in genere, ma proprio sull'efficientamento energetico e quindi sulla riduzione di quelli che sono i consumi dell'energia. In questo senso poi sta andando una delle ultime azioni di Regione Lombardia, che ha deciso di investire qualcosa come 12 milioni di euro all'anno per non far pagare il bollo a quei cittadini lombardi che decideranno di sostituire il proprio mezzo, sempre la macchina, perché la bici è già ecologica di suo, quindi non bisogna dare degli incentivi per renderla ancora più ecologica. Quindi quelle auto che sono assolutamente più inquinanti rispetto a chi invece deciderà appunto di fare un passo avanti e di sostituire il mezzo con un mezzo meno inquinante, in particolare con quelli che può essere ovviamente la mobilità sostenibile, quindi l'auto elettrica sopra ogni cosa. L'altra cosa, io stamattina poi, perché la coda ti dà anche ha un effetto positivo, che puoi rileggerti tutto quello che ti eri letta qualche giorno prima, stavo riguardando un po' quelli che sono i progetti, sia quelli premiati che devo dire quelli segnalati, e sono progetti veramente particolari, molto concreti, e questa è una cosa che mi preme evidenziare, e dei progetti che riescono a in qualche modo a far coincidere da una parte la territorialità, insomma, dell'azienda e dell'azione e quindi dell'innovazione con quella che è invece un discorso decisamente più globale, più ampio, come appunto la tutela del nostro ambiente e in generale di quella che sarà la nostra ovviamente vita futura. Sono ovviamente delle sfide importanti, delle sfide che non tutti forse si sentono di raccogliere, ma che per fortuna qualcuno raccoglie e per fortuna poi vengono rese note e pubbliche come meritano e come è doveroso che sia, grazie appunto a premi come quello che ci troviamo oggi appunto che ci troviamo oggi a consegnare. Anche questo, e soprattutto questo forse più ancora che tante campagne pubblicitarie, fa educazione, e fa educazione ambientale. Ora io sono sempre più convinta, e in questo senso stiamo lavorando da qualche tempo in assessorato, che per fare educazione ambientale, quindi non solo oggi, a giornate come quelle di oggi, ma
Soprattutto bisogna intervenire con i bambini, quindi partire dalle scuole, partire proprio dai più piccoli, che sono, devo dire, i vettori di, dei messaggi che sono più efficienti e più efficaci, anche perché effettivamente, insomma, farti spiegare da tuo figlio o da tuo nipote che ha molti meno anni di te come le tue azioni hanno, hanno dei riflessi positivi o negativi a seconda di come decidi di compierle su quello che è il tuo ambiente, su quello che sarà il suo futuro, diventa veramente, insomma, ha un peso anche dal punto di vista proprio, proprio morale. Quindi in questo senso andiamo. Mi piace poi pensare che insomma quei signori, quelle persone che oggi verranno premiate proprio grazie alle loro, a seguito di quelle che sono le loro idee e le loro innovazioni, sono stati quei bambini a cui in qualche modo è stato insegnato a rispettare particolarmente l'ambiente. Quindi in questo senso veramente vi ringrazio soprattutto per la costanza che la vostra azione, l'azione di tutti ma anche dei partner ha avuto nel tempo. Non è sempre facile. Adesso magari un po' di più perché l'ambiente va e la tutela dell'ambiente, tutto ciò che è ecosostenibile va di moda. Se penso a qualche anno fa, sicuramente la vostra azione, la vita di tutti e di tutti coloro che credevano nell'innovazione e nell'ecosostenibilità deve essere stata decisamente più difficile. Quindi grazie per quello che avete fatto, che farete, e vi confermo ovviamente sin d'ora quella che è l'attenzione e soprattutto l'impegno di Regione Lombardia a stare a fianco di tutti voi. Quindi grazie, buona giornata e complimenti a tutti, ai premiati, ai segnalati, ma anche a tutti coloro che hanno deciso di partecipare. Sono 151, vedevo. E sono un bel numero, poi insomma dall'anno prossimo speriamo anche di più. Grazie. Grazie Assessore. Ricordo a tutti che il Premio Innovazione Amica dell'Ambiente è nato 14 anni fa da un'idea con il rettore allora del Politecnico De Maio, e poi che ha coinvolto subito il rettore dell'Università Bocconi. E poi immediatamente tra i primi partner, fin dal primo anno, c'è stata la Regione Lombardia che stava cercando un modo per fare un premio per del Libro Azzurro, per risanare l'aria di tutta la pianura, non soltanto ovviamente della città di Milano. E così è nata l'idea di mettere insieme per la prima volta in Europa, in questo siamo un'eccezione, l'energia del sapere, l'università, le istituzioni e le organizzazioni della società civile. Poi a mano, Camera di Commercio, Confindustria, Assolombarda, la nostra compagine si è allargata. Ne approfitto solo per dire due cose, perché non è mai bello non interloquire tra... a me piace di più dire di più con meno, ma per produrre maggior valore, più che maggiori quantità, perché l'importante è produrre valore, non è tanto avere tante cose quando servono. E dobbiamo farlo pensando di cambiare stili di vita. Aggiungo una cosa prima di passare la parola al professor Beccarello. Mi ha colpito in questi giorni, perché mi hanno chiesto aiuto per mettere a punto il programma dei Verdi, della candidata sindaco donna verde di Monaco di Baviera. Il primo punto è uno degli oggetti delle contese tra le forze politiche per la città di Monaco di Baviera. Il primo punto è: dobbiamo diventare una città sempre più attrattiva. Già oggi Monaco di Baviera attrae 30.000 nuovi residenti ogni anno, dobbiamo farlo sempre di più. Guardate, è il capovolgimento dell'idea, perché poi dopo ovviamente da buona verde lei diceva vogliamo una città più sostenibile, più verde, meno cemento. È l'idea della città densa, della città che diventa sostenibile per il modo creativo, nuovo con cui si mettono insieme i propri abitanti. Ma non è una decrescita, perché quella che veniva auspicata era una crescita, certo virtuosa, persino in numero di abitanti. Io penso che la Milano e le città d'Italia dell'Expo debbano essere assolutamente questo. Questa è la partita che ci troviamo a giocare. E su questo, proprio nello spirito iniziale del premio, quello che è importante è che riusciamo intorno a queste innovazioni, se ci piacciono, fare sistema. Perché il problema che c'è è che
chi innova si trova solo. Dobbiamo fare in modo che in questo paese chi innova non sia solo, sia parte delle politiche istituzionali, parte di una mentalità per quanto ci riguarda come Legambiente. Scusate, l'ho fatta troppo lunga, la parola a Massimo Beccarello, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Noi siamo veramente onorati di partecipare a questo appuntamento annuale, perché è un'occasione, ritengo, importante per fare il punto sulla tanto conclamata green economy, perché è facile da dirsi, poi bisogna vedere come si va a strutturare e in che cosa concretamente consiste. E sicuramente questo appuntamento ci offre due grandi occasioni. La prima è di vedere qual è lo stato dell'arte in materia di innovazione amica dell'ambiente, e da qui ancora va fatto un plauso a questa iniziativa meritoria che ha una sua continuità molto importante. In secondo luogo, e qui colgo la provocazione del dottor Spada, sì, siamo alla vigilia di importanti scelte di policy a livello europeo che poi devono essere declinate a livello nazionale, e quindi mai come questi momenti ci offrono occasione di spunti per fare anche un po' di analisi costi-benefici, per capire quelle che sono le vocazioni italiane, qual è lo stato dell'arte, il posizionamento in materia di innovazione, di capacità poi di cogliere la sfida e trasformare gli obiettivi di interesse generale di tipo ambientale in un volano per la ripresa economica. Quindi, guardando con grande interesse la premiazione e le segnalazioni di quest'anno, devo dire che il menù è estremamente vasto, perché da una parte ci offre premi che riguardano iniziative di, quindi, grandi innovazioni di processo, dall'altra parte però pongono anche l'attenzione su quelle che sono le innovazioni di processo, quindi non solo di prodotto, quindi anche la capacità di fare buona amministrazione, uso efficiente delle risorse o gestione efficiente delle risorse, che può diventare sicuramente un valore estremamente importante. E quindi, quando guardiamo la sfida ambientale e gli obiettivi europei, vediamo che esiste un mix della capacità di avere buona gestione accanto alla capacità di avere innovazione di prodotto, e su questo devo dire che, guardando in sequenza tutte le premiazioni che abbiamo avuto in quest'anno, sicuramente l'Italia può cogliere questa sfida. Ed è importante però poi, come dire, riflettere a valle su quelle che devono anche essere le policy che accompagnano questa sfida. Devo dire che la premiazione, questo appuntamento fatto in un contesto che vede impegnato in prima linea la Regione Lombardia, ma soprattutto un sistema di rappresentanze datoriali, Assolombarda, Camera di Commercio, in un contesto dove peraltro va anche detto che a livello di Atenei milanesi sicuramente troviamo delle leadership a livello nazionale che sicuramente possono operare sinergicamente con il mondo delle industrie, delle imprese, e quindi costituire un laboratorio con tutti quegli ingredienti che sono prioritari per accogliere questo tipo di sfida che noi abbiamo nel breve e lungo periodo. Credo però che parlare di green economy in un contesto e soprattutto in una delle più grandi regioni industrializzate d'Italia sia forse anche l'occasione interessante per superare molto spesso queste astratte divisioni che molto spesso vediamo tra quella che chiamiamo old economy, brown economy e green economy. Perché tutto sommato l'innovazione di processo coniugata con l'innovazione di prodotto forse ci consentirebbe di affrontare in modo più sereno anche queste integrazioni. In fondo vedo innovazioni che comunque, per, come dire, andare avanti e muoversi, hanno bisogno di una serie di produzioni intermedie che fanno parte e sono prodotte dalla brown economy o dalla old economy, che dir si voglia. Quindi questi elementi di interdipendenza tra i diversi settori industriali, proprio nella logica di creare un clima favorevole all'innovazione e soprattutto cogliere anche delle opportunità di sviluppo in un contesto dove la presenza, la leadership tecnologica in Italia è accompagnata da un mercato significativo che si sta aprendo in tutta Europa, deve farci riflettere. E vengo al punto dell'obiettivo, nuovo obiettivo, insomma, proposto dalla Commissione lo scorso mercoledì. Ecco, non è tanto oggi ragionare sui numeri, se il 40 è troppo o troppo poco, cose di questo tipo. Io credo che invece oggi sia opportuno, subito dopo aver fissato degli obiettivi, partire e fare un esercizio sano di valutazione di quelle che sono le misure, le strategie di policy per raggiungere questi obiettivi.
farlo non con quelle posizioni pregiudiziali e troppo, troppo poco quant'altro, ma laboratori come questo, premi come questo, oggi ci offrono la possibilità di dire: benissimo, ho un track record molto interessante di innovazioni, ma quanto valgono nell'economia? Quale contributo possono dare per raccogliere quelle sfide così importanti? Ecco che quindi quella tanto conclamata analisi costi-benefici non può che partire da un approccio bottom-up. Dobbiamo partire da una consapevolezza di quella che è la realtà, delle capacità di innovazione nel nostro contesto, e con la consapevolezza di questo poi andare in Europa a marzo e portare avanti una sfida che, come abbiamo visto in tanti altri paesi più virtuosi, si citava in precedenza la Germania, sanno sempre coniugare obiettivi europei con precise indicazioni di politica industriale che poi va a rafforzare quelle competenze e riesce a trasformarle in, come dire, opportunità di sviluppo industriale. Quindi ecco perché un premio come questo diventa per noi estremamente importante. È un osservatorio che non si esaurisce, come dire, nella giornata di oggi, ma è soprattutto un set informativo necessario per avere delle politiche ambientali ed industriali consapevoli di quelli che sono gli effetti d'impatto. E credo che partire dai numeri poi sia quello che taglia la testa al toro di molti pregiudizi dall'una e dall'altra parte. Solo una battuta. Credo, ecco, che sia importante però accompagnare questi elementi di innovazione che io vedo ogni anno anche da un clima, da un contesto che favorisca l'innovazione, e mi riferisco in particolare a quelle che sono gli aspetti, diciamo, più finanziari del clima che deve favorire l'innovazione. Ormai il nostro è un paese che ha delle grossissime difficoltà dal punto di vista della spesa pubblica, e quindi sicuramente oggi chiedere solo ed esclusivamente, come dire, la fiscalità ai fini, come dire, della promozione dell'innovazione, certo è auspicabile, come fanno tanti altri paesi, ma noi abbiamo dei vincoli di budget che non ce lo consentono. E forse però, se non possiamo dare quella finanziabilità in termini di fiscalità generale, forse vale la pena di provare un po' a riflettere e a orientarci verso meccanismi o sistemi più maturi, dove allo Stato, agli enti pubblici, non si chiede la fiscalità, ma magari si chiede qualcosa che in termini proporzionali è meno impattante, e sono garanzie rispetto magari a una finanza per l'innovazione più moderna, di stampo anglosassone. Ma allora a quel punto forse, con le poche risorse che abbiamo, riusciamo a mettere in moto un contesto più proficuo per quanto riguarda la spinta all'innovazione. Chiudo il mio intervento ringraziandovi ancora per l'invito. Grazie, perché veramente ci offrite l'opportunità di vedere lo stato dell'arte, dell'economia, dell'innovazione, e capire bene quelle che possono essere le prospettive anche per il nostro Paese. Grazie. Grazie mille, intanto ci ha raggiunto Solibello, fantastico, ormai è un abituato Filippo al nostro premio. L'introduzione però al primo gruppo di premiati la lasciamo a Sonia Cantone, quindi dopo ti passo la palla. Il tema è le nostre città. Quindi le cose che dicevo prima su Monaco di Baviera sono proprio a fagiolo. Perché l'innovazione passa anche dai contesti territoriali, non soltanto dallo scambio di idee nel mondo. Vai Sonia. Buongiorno a tutti. È proprio una bella occasione questa di parlare di città. Io sono una appassionata di città. Il tema però è molto complesso. Proverò così a condividere con voi alcuni spunti di riflessione, alcune idee. Due citazioni tanto per cominciare, nobili. Le città come i sogni sono costruiti di desideri e di paure. Calvino, Le città invisibili, un libro bellissimo sulle città. E una citazione invece da uno dei dalla presentazione di John Hahn, membro della Commissione europea responsabile per la politica regionale, presentazione a un libro proprio sulla città del futuro, a un paper sulla città del futuro. Le città sono luoghi in cui emergono i problemi, ma dove si trovano anche le soluzioni. Sono un terreno fertile per scienza e tecnologia,
cultura e innovazione per la creatività del singolo e della comunità. Le città inoltre hanno un ruolo chiave nello sforzo volto a mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici. D'altra parte, è nelle città che si concentrano anche problemi quali disoccupazione, discriminazione e povertà. È quindi necessario capire meglio le sfide che le varie città d'Europa dovranno affrontare negli anni a venire. Sarà lo sviluppo delle nostre città a determinare il futuro dell'Europa. In effetti le città sono una cosa importante nel mondo. Pensate che nel 1900 solamente il 13% della popolazione del mondo viveva nelle città. Nel 2011 siamo arrivati a più del 50%, 3,6 miliardi di persone. Nel 2050 saranno 6,3 miliardi di persone, più del 70% della popolazione mondiale. Nel 1900 erano 11 le città del mondo con oltre 1 milione di residenti, nel 2020 ci si aspetta che 600 città del mondo abbiano più di 1 milione di residenti. Più di 2/3 della popolazione europea vive oggi nelle aree urbane e questa percentuale continua a crescere. Ma che cosa sono le città oggi? Punti di forza, punti di debolezza, molti punti di debolezza. Gli ecosistemi urbani sono sotto pressione e peraltro si è assistito in questi anni a un fenomeno spesso incontrollato di espansione urbana, il che ha comportato servizi pubblici più costosi e difficili da garantire, un uso poco efficiente delle risorse naturali, prima di tutto della risorsa suolo, e maggiore vulnerabilità di fronte ai problemi, ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici in atto, ma anche a rischi di carattere sociale ed economico. Aumenta la quota della popolazione esclusa dal mercato del lavoro o sottooccupata, questo nel quadro più generale della crisi economica, e nelle città in particolare si assiste a un intensificarsi di fenomeni quali polarizzazione sociale, segregazione sociale, esclusione sociale e territoriale, quindi segregazione territoriale in aumento, i quartieri più poveri rispetto a quartieri più vecchi, quote della fette di popolazione urbana escluse dalla vita della città o lasciate ai margini. Cresce la domanda di welfare quindi e cambia, sta cambiando, si sta ampliando, si sta allargando, assume sempre di più significati di benessere in generale e contemporaneamente lo stato sociale si sta ritirando proprio a causa della crisi in atto e del debito sempre maggiore che manifestano i governi a livello nazionale e i governi locali. Però anche punti di forza le città stanno dimostrando. Maggiori densità le città sono luoghi dove la densità delle persone maggiori, la densità delle persone, delle funzioni, delle cose maggiore, il metabolismo è più accelerato e quindi più facile la connettività, più rapida può essere la diffusione della conoscenza, le innovazioni tecnologiche e organizzazione possono essere più stimolate e possono diventare prima innovazioni di sistema, innovazione culturale, sociale, economica. L'Europa, le grandi organizzazioni internazionali stanno dedicando quindi molta attenzione alle città. La strategia Europa 2020, la nuova politica di coesione, attribuisce molta importanza all'azione integrata e coerente dei vari livelli di governo, quello centrale con i livelli di governo locale. Dedica fino al 5% di finanziamento agli investimenti dedicati allo sviluppo urbano. Le Nazioni Unite, in particolare il programma delle Nazioni Unite, l'UNDP, che si occupa di sviluppo, ha attivato un'iniziativa in particolare che è ART, che si sta diffondendo, ormai sta diventando molto diffusa, che è proprio dedicata all'articolazione territoriale dell'agire per la sostenibilità dello sviluppo. Nel processo di definizione dei nuovi Millennium Goal, che saranno Sustainable Development Millennium Goal, le Nazioni Unite dedicano molta attenzione al confronto con le comunità territoriali e alla messa in rete delle buone pratiche di sviluppo sostenibile locale. Molte sono le reti di città che si stanno organizzando per un futuro più sostenibile, Climate Alliance, ICLEI, il Patto dei Sindaci, tanto per citare alcune delle più tradizionali ormai radicate. Anche le fondazioni, vi parlo come consigliera della Fondazione Caricolo, stanno dedicando attenzione e risorse al tema della città. Voglio citare l'esempio della Rockefeller Foundation che ha recentemente deciso di dedicare 100 milioni di dollari a costruire ad aiutare 100 città del mondo a diventare più resilienti di fronte ai problemi dei cambiamenti climatici, più in generale anche a problemi sociali.
e più modestamente, ma comunque credo che sia interessante, la Fondazione Cariplo sta per presentare un bando da un milione di euro che è proprio dedicato a costruire 100, che è dedicato a costruire comunità resilienti. Tra l'altro approfitto per segnalare che il 30 al 31 saranno presentati a Milano i nuovi bandi 2014 della Fondazione Cariplo, il 30 in particolare pomeriggio quelli dell'ambiente. Dunque, verso città del futuro più sostenibile e più felice, come? Che cosa serve? Un approccio integrato, l'obiettivo è città più verdi e più sane, un obiettivo strategico, ma per questo serve un approccio integrato e globale. Bisogna usare un approccio che sia coerente col principio che le componenti dell'ecosistema naturale sono strettamente legate alle componenti del sistema sociale, economico, culturale e politico della città, non possono essere progetti a parte. La lotta al consumo del suolo e alla diffusione urbana sono prioritari, la cultura del riuso quindi diventa importante, le aree urbanizzate le aree organizzate sono spesso da riqualificare, le aree degradate da recuperare. In una bella intervista che forse avete assistito con Renzo Piano qualche giorno fa, Renzo Piano diceva una cosa bella: bisogna rammendare le periferie, tanto per cominciare. Bisogna lottare alla segregazione territoriale di persone e di funzioni. Lo sviluppo della città deve essere uno sviluppo armonico. Bisogna mirare uno sviluppo equilibrato quindi del territorio e anche valorizzare il rapporto mutualistico tra città e campagna. Non può essere un rapporto di predazione da parte della città nei confronti della campagna, di degrado da parte della città nei confronti e di progressiva invasione da parte della città nei confronti della campagna. Strategie di prevenzione, di adattamento, di resilienza devono essere portate avanti con convinzione, con decisione, contemporaneamente nei confronti dei rischi legati ai cambiamenti climatici e anche dei rischi di carattere sociale ed economico che ne derivano. La biodiversità sociale deve essere un valore, deve essere considerata un valore. Le diversità socio-economico, culturale, etica e generazionale devono diventare il patrimonio della città e fonte di innovazione. Quindi servono nuovi stili di vita, nuova economia, nuovo welfare, dove l'approccio della condivisione, la cultura della condivisione diventa stimolo e driver importanti, quindi collaborative consumption, sharing economy, community welfare. In particolare questo che forse è il nuovo arrivato, il disegno e la gestione dei servizi pubblici locali, dei beni comuni, condiviso, non solo rassegnato a chi ci governa, al potere centrale dello Stato, al potere locale o al governo locale, ma condiviso dalla comunità, il disegno e la gestione. Servono nuove politiche basate sul territorio e sulle persone, nuovi modelli di governance, quindi più flessibili, multilivello, multistakeholder. Sharing cities potrebbe essere una parola d'ordine del futuro. La città del futuro. Tanti sogni, tanti modelli possibili, io ve ne propongo uno, quello di Sostegna, che è la città del futuro proposta da questo progetto internazionale di un'associazione che è presieduta da Schwarzenegger, che è stato, come sapete, il governatore della California, e questo progetto internazionale per il futuro sostenibile del mondo delle città è sostenuto anche dalla Commissione Europea, da Global Compact. Cosa succede in Sostegna? In Sostegna gli abitanti dicono con orgoglio: noi costruiamo le città per le persone, non per le macchine. Succedono un mucchio di cose belle e piacevoli. Camminare è un diritto, non ci sono pericoli, ad esempio ci vogliono 5-7 minuti a piedi per andare da casa a un giardino, a un parco e via dicendo. Gli amministratori condominiali devono essere diplomati in gestione sostenibile dell'energia per gli edifici, riciclare i rifiuti è facile, è anche divertente, i tetti degli edifici pubblici ospitano orti urbani e via dicendo. Quando gli anziani di Sostegna diventano un po' noiosi, si mettono a parlare un po' tanto, i giovani con un po' di così vogliono prendere, gli viene voglia di prenderli in giro, ma sono anche orgogliosi, allora si danno di gomito e dicono: il nostro nonno ha fatto la resilienza. Questa è una città che fa vivere meglio chi ci abita.
Ma ci sono già città di questo tipo nel mondo? Beh, ce ne sono alcune in costruzione che hanno proprio l'obiettivo di essere città più sostenibile, ce ne sono in Cina, alcuni tre esempi che mi hanno in particolare colpito, uno in Cina, 350.000 abitanti, sarà pronto nel 2020, uno a 15 km da Abu Dhabi, quindi nel deserto, 50.000 residenze e 60.000 lavoratori previsti ogni giorno nelle 1.000 imprese di Green Economy, sarà completato nel 2014. Songdo City, nella Corea del Nord, 65.000 abitanti, sarà completato nel 2015. Ma ci sono già città che hanno buone pratiche, che sono città sostenibili, molte nel centro-nord Europa, Stoccolma, alcune classiche, le abbiamo sentite nominare spesso e volentieri. Vorremmo che se ne aggiungessero sempre di più e sempre altre nel centro e sud dell'Europa, Stoccolma, Copenaghen, Friburgo, Edmonton, Vancouver, New York, San Francisco, Città del Messico, Curitiba, Rio de Janeiro, Tokyo, ad esempio. Tokyo è una città di 13 milioni di abitanti, questa esperienza molto interessante di finanza sospedibile, progetto Capen Trade, di emission trading locale. Ci sono anche molte esperienze all'interno delle città che si stanno sviluppando in Europa, ad esempio, quindi ecoquartieri. Anche in Italia qualcosa c'è, Casanova a Bolzano, Le Alberi a Trento, San Polino a Brescia, qualcosa in costruzione, altri progetti ancora poco. Roma ha risposto al bando della Rockefeller Foundation, sarà l'unica città italiana che parteciperà a questo progetto internazionale per diventare più resilienti. Allora ben venga l'iniziativa Ecoquartieri promossa da Audis, GBC Italia e Legambiente, perché queste esperienze ancora troppo isolate in Italia di ecoquartiere imparino dalle migliori esperienze del mondo e diventino, come diceva Andrea, sistema anche in Italia. Ma come si vive in Italia nelle città? Si vive felicemente al di là di questi esempi appunto di buone esperienze? Ma se guardiamo i rapporti generali, il rapporto Istat-CREL proprio sul benessere equo e sostenibile, Urbes 2013, ci dice che occupazione e economia nelle città sono il problema principale, ma emerge il problema della mobilità, intensità del traffico, cattiva manutenzione della strada, insufficienza dei trasporti. Il rapporto ISPRA, qualità dell'ambiente urbano 2013, dice che la criticità della qualità dell'aria permane, diminuisce il consumo di acqua, crescono le superfici artificiali impermeabilizzate, quasi 5 ettari di territorio perso ogni giorno. E Napoli e Milano sono in testa in questo. C'è meno del 5% di verde pubblico nelle nostre città. Il rapporto Legambiente, Ambiente Italia, sulle 24 ore, ecosistema urbano del 2013, ci dice che lo smog è sempre un'emergenza, il trasporto pubblico sta declinando, vaglio meglio di Alti, Venezia, Trento, Belluno nelle varie classi dimensionali, ma non sono eccellenti. Non si vive così bene in queste città, l'ambiente non è così sostenibile. Il premio Innovazione Amica dell'Ambiente ci dice però delle cose interessanti, ci dice che ci sono innovazioni tecnologiche, organizzative, ci conferma che ci sono innovazioni tecnologiche, organizzative e di sistema che già esistono e che possono essere usate per una città più felice e più sostenibile. Ne voglio citare solo alcuni, scusandomi con le altre che non ho citato, ma avremo ora l'occasione di conoscerle meglio. L'esperienza Polaris Real Estate, intervento di Angus Sociale a Milano, il quartiere di Milano Cenni. L'esperienza di Sharing Italia, intervento di housing sociale temporaneo a Torino, sono esperienze di sistema per un abitare più sostenibile, esperienze che appunto prestano attenzione a questo approccio integrato che mira alla qualità ambientale, economica e sociale insieme con il governo, insieme con i cittadini. Il Comune di Milano, Area C, altre esperienze di sistema dedicate in particolare al tema della mobilità. E poi ci sono tante soluzioni, quella di ABB, Alma Viva, quella del gruppo Stolfa, quella di Gallina, quella di Milano Depor, quella di Mimesis, quella di Saint-Gobain, che sono innovazioni tecnologiche che appunto ci fanno pensare che una città migliore del futuro sia possibile, anche per quanto riguarda ad esempio il consumo e la gestione delle acque, Gorla Maggiore, anche per quanto riguarda sempre la mobilità, Eurocubio, il portale per i trasporti merci più sostenibili. E poi ce ne sono altre che magari non saranno premiate, non saranno segnalate, ma che sono altrettanto importanti, come Ines Italia, Grattacielo Lidoro, Classe Energetica, CEDEC B e di Mare, materiali sottoprodotti dell'edilizia che valorizzano i sottoprodotti di filiera corta prodotti localmente,
Pannelli fotovoltaici di Berti, di energia di Berti, immediatamente allacciabile alla spina elettrica, l'azienda ospedaliera di Perugia, un ospedale più sostenibile, e poi tanti altri ancora. E allora, come diceva Tomenino Guerra, come si fa a non essere ottimisti? Voglio chiudere con questa domanda che a me è sempre molto affascinata, sempre presa da un libro di Calvino, tratta dalle città invisibili di Calvino. Una città non godi le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà una tua domanda. Quindi le città sono dei cittadini, le città felici e sostenibili sono dei cittadini che pongono con forza delle domande e agiscono, non solo domandano, ma agiscono per fare una città più sostenibile. Esprimono i loro bisogni, ma non solo i bisogni, anche i desideri, desidera, un po' di nostalgia dell'infinito. La città può essere l'occasione per dare una risposta anche a questo. Chiudo con alcune proposte di lettura, citando come in particolare questi due ultimi temi, il bellissimo libro di Andrea Poggio, Le città sostenibili 2013, che vi consiglio molto, e ovviamente Le città invisibili di Calvino, 1972. Grazie. L'accostamento è un po' come la fotografia che avete visto confrontata con lo Smart Citizen di cui stiamo parlando. Grazie, soprattutto grazie a Fondazione Cariplo che è rimasta con noi e gli altri partner, tra quelli che hanno creduto da sempre a questo premio Innovazione Amica dell'Ambiente. Dico soltanto una cosa, lasciando la palla subito a Filippo Solebello per il primo ciclo di premiazioni. Noi anche quest'anno, come vedete, 151 realizzazioni. La caratteristica del nostro premio è che non premiamo le idee, non premiamo i brevetti, noi premiamo cose fatte, almeno un prototipo industriale di cui si possa vedere toccare con mano. È una caratteristica, non niente in contrario a chi promuove soltanto le idee, che poi stanno alla base delle innovazioni e delle realizzazioni successive. Filippo. No, grazie Andrea, buongiorno a tutti. Intanto per me è sempre un grande piacere essere qua, perché ogni anno io vengo al premio innovazione e poi posso fare il grosso per un anno. Quando vado alla radio e in televisione faccio come il mago Telma, racconto delle cose, la gente mi guarda, ma come fai a sapere queste? E dico, perché non lo svelo in realtà poi, perché sono stato qui un anno fa, mi ricordo, eravamo a raccontare di questa cosa avveniristica che stava per accadere, avevate premiato Car2Go, vi ricordate? Nessuno sapeva cosa fosse car sharing a quel livello di quel tipo in Italia. E qui si premiava Car2Go. Adesso, un anno dopo, Milano è la città più sharizzata. Adesso, fra un po' condivideremo le giacche, non lo so, insomma, qualsiasi cosa, gli occhiali, stiamo diventando veramente all'avanguardia. E succedeva un anno fa qui, per cui insomma, adesso sono molto curioso di vedere i premiati di oggi, perché ho già visto delle cose che mi riportano alle mie letture della fantascienza. Per cui insomma, con grande gioia darei il via alla nuova premiazione, salutando anche, ho visto che è arrivato lo Schwarzenegger italiano, prima abbiamo citato Schwarzenegger come nuovo solone dell'ambientalismo, è arrivato il presidente di Lega Ambiente Vittorio Cogliati Dezza, quindi lo salutiamo come meglio di Schwarzenegger, dice lui. Se non altro non gira in hammer, Vittorio. Infatti, peraltro, non gli vestirebbe bene. Come facciamo, Andrea? Prima i premiati, perfetto. Io allora chiedo se c'è un microfono, un cono gelato o qualcosa di simile, ma credo di sì. Adesso arriverà dal cielo, calato come per magia e... Inizierei a questo punto, ecco, questo è l'elenco perfetto, l'elenco preciso, e inizierei allora a chiamare mano a mano i premiati, i segnalati, con la benedizione, Andrea, correggimi se sbaglio, per questa prima manche di premiazioni dovremmo avere Mario Zoccatelli, giusto? No? Sì? Ah, perfetto, no, ma chi premia? Qui non ci sono, qui c'erano indicati... L'assessore, c'è qua l'assessore, caspita. Ci mancherebbe. D'eccellenza, allora. Allora, assessore, eccoci qua. Prova. Sì, mi segua.
ci mettiamo qua, sì. Appena ci aprono anche il microfono iniziamo a parlare. Il gelato? Certo, no, giustamente, ci mancherebbe, ha ragione. Vediamo adesso, ce lo attiveranno in qualche secondo. Allora, prova, no? Continuiamo con questo? No, non funziona. Pronto. Ecco. Pronto. Ecco, proviamo. Cambiamo, perfetto, allora va benissimo. Allora, Assessore, venga, si accomodi qua e iniziamo questa prima manche, dicevamo. Cose incredibili, lo dico soprattutto ai giornalisti presenti, preparatevi perché qua potreste giocarvi lo scoop della carriera, specie per i più giovani. Allora, iniziamo con il blocco città. Abbiamo appena sentito le visioni futuristiche sulle città che verranno. E allora, il primo progetto è Cenni di cambiamento, l'azienda è Polaris. Dovrebbero essere qui con noi Riccardo Ronchi e Giordana Ferri. Quindi se... eccoli qua, buongiorno, li accogliamo con un applauso. Polaris Real Estate, buongiorno. Allora, prima di ricevere il premio, c'è anche, dovrebbe esserci anche il progettista, il direttore dei lavori e tutte le imprese esecutrici. C'è praticamente una squadra di calcio, allora si avanzi. Il progetto qua è molto interessante. Allora, chi ci spiega in due parole che cos'è? Allora, Cenni di cambiamento è un progetto che vede l'innovazione a 360 gradi, nel senso che è un progetto in classe energetica A, realizzato in legno con una tecnologia particolare, ed è un progetto di forte innovazione sociale, nel senso che innanzitutto è un progetto di housing sociale e è un progetto che vede lo start-up anche di attività di tipo collaborativo tra gli inquilini e un accompagnamento della comunità a poter realizzare queste attività all'interno di spazi dedicati esclusivamente agli inquilini. Quindi ha una, diciamo, l'innovazione è un po' la nostra parola d'ordine. Siamo in tanti perché è abbastanza impegnativa come attività. E lei ci promette che nel vostro blocco residenziale si fanno anche delle riunioni di condominio dove non si litiga? Non si fanno riunioni di condominio. Cioè avete abolito la riunione di condominio? Allora, noi abbiamo un gestore sociale che è la cooperativa Dar Casa. L'assessore dice già questo meriterebbe il premio, abolire la riunione di condominio, no? Vale. No, facciamo delle riunioni anche abbastanza frequentemente con gli inquilini. In realtà con loro discutiamo di come gestire gli spazi comuni e loro li autogestiscono, quindi li abbiamo abolite nel senso che sono diventati loro un po' i protagonisti della gestione dell'immobile, quindi... Meraviglioso. La vera partecipazione, direi, insomma. No, è un esperimento, quindi vediamo. Certo, però per ora funziona. Allora, Assessore, il premio con la stretta di mano e la foto di rito, complimenti. Il premio a Polaris Real Estate per Andrea. Se posso aggiungere, mentre vi complimentate, 9 piani in legno con la struttura portante dell'edificio in legno. E la seconda cosa è, non è soltanto una cooperativa di gestione, ma hanno iniziato a vedersi prima, a conoscerci un anno prima di abitare, perché l'hanno progettata insieme ai futuri abitanti. Quindi allora vediamo le cose che si sono parse particolarmente significative. Allora, ma è fantastico. Vediamo allora sull'innovazione tecnologica, perché 9 piani in legno. Siete impazziti, cioè uno dice il legno e la casetta, ci hanno insegnato, no? Con la favola di Pierino e il lupo, bisogna costruire la casetta non in legno perché sennò arriva il lupo e la butta giù. Invece voi no, non costruite una casetta, costruite 9 piani di legno. Sì, no, per fortuna il lupo non c'è, però l'idea del legno è nata da uno spunto del professor Rossi Prodi che come progetto vincitore nel 2009, perché è stato fatto un concorso internazionale di progettazione per il progetto di Cenni, aveva proposto come sistema costruttivo il legno. Da lì poi concretizzare questo sogno è stato complesso e difficile, ma abbiamo trovato fortunatamente dei professionisti e anche molta professionalità. Il progetto è rimasto e rimarrà l'unico approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quindi dal Ministero, come progetto strutturale in legno. È un progetto avveniristico perché credo sia ancora il più alto in Europa. Il professore dice è il più alto in Europa. Sarà superato, non lo so, io non sono più, non seguo le statistiche. Per adesso ci teniamo questo primato. Allora, doppio applauso, Polaris Real Estate, complimenti.
Prego. Assessore, lei prenda nota che il prossimo grattacielo della regione lo facciamo più alto di questo, in legno. Sì, ritengo di averne a sufficienza di due. Ne abbiamo, va bene, sì, sì, no, va bene, due possono bastare. Allora, secondo premio, seconda motivazione. Qui abbiamo, sempre nella categoria città, ormai siamo come a Sanremo, Andrea, abbiamo i big, le promesse, è meraviglioso. Allora, categoria città, l'azienda è la Sharing SRL, il progetto è Sharing Torino. Dovrebbe essere qua con noi la dottoressa Maria Teresa Rossi e la dottoressa Valentina Gallia. Ci sono, eccole qua, buongiorno. Perché lo sharing non è soltanto auto. Questa è un'altra cosa meravigliosa. Questa è un'altra cosa meravigliosa. Non si muove, non si muove. Allora, buongiorno a tutte e due, benvenute. Allora, io dicevo prima un po' per ridere, insomma, sharizzeremo tutto, condivideremo tutto. Voi l'avete preso proprio in parola questa cosa, no? Cosa avete ideato? Dunque, il piano di condivisione è ampio, anche perché la partecipazione è un po' la chiave, evidentemente, voglio dire, di significato del progetto, che è partecipazione, vabbè, intanto tra i soggetti che l'hanno reso possibile, perché sicuramente, voglio dire, ci sono stati soggetti promotori che a partire da un edificio, che era un edificio delle Poste degli anni 70, in situazione, evidentemente, voglio dire, di... come dire, ampio degrado, voglio dire, a Torino, cioè avevate il classico ecomostro, quello che è lì da chissà quanti anni. Ma l'ecomostro, seppur poi in fase di ristrutturazione, si è dimostrato avere anche delle sue eccellenze dal punto di vista costruttivo, che hanno anche reso possibile che gli interventi, evidentemente, voglio dire, di gli interventi architettonici di manutenzione straordinaria effettuati, appunto uniti ad una come dire, originario, una tecnica costruttiva originaria valida, rendessero possibile a un edificio di questo genere trasformazione, come dire, l'acquisizione della classe B, quindi sicuramente, voglio dire, ecco, però al di là, io credo, voglio dire, del come dire, delle caratteristiche distintive dal punto di vista, voglio dire, dell'efficienza energetica, che per noi sono certamente importanti, perché questi benefici vanno a vantaggio degli ospiti di sharing, quindi questo... Ci spieghi un po', allora avete preso questo edificio che era vecchio, vetusto, l'avete rimesso a posto, ne avete fatto un gioiellino dal punto di vista dell'efficienza energetica, ma che ci avete fatto? Chi sono gli ospiti? Perché questa è la cosa interessante, chi ci vive, chi ci abita? La nostra è una struttura di 180 unità, di cui 122 sono unità abitative, appartamenti con cucina, prevalentemente bilocali, 58 sono invece camere, voglio dire, quindi per una mobilità, voglio dire, di breve termine, quindi diciamo che i nostri ospiti sono da famiglie, persone, cittadini residenti a Torino che si trovano in situazioni, voglio dire, di precariato sociale, quindi che necessitano evidentemente di abitazioni, soluzioni abitative a tariffe calmierate, ad studenti che vengono in città per, voglio dire, un periodo medio di permanenza, parliamo dei 6 mesi, degli 8 mesi, per arrivare anche, voglio dire, a persone che raggiungono la nostra città per partecipare agli eventi promossi dall'amministrazione o comunque, voglio dire, dalle molte associazioni che animano il nostro territorio. Quindi diciamo che la chiave riteniamo che sia, no, la, come dire, il mix, no, che deriva davvero dalle permanenze di brevissima, media e lunga durata, che evidentemente, voglio dire, mettono insieme quelli che sono bisogni diversi, ma offrono anche possibilità diverse alle persone di incontro e anche di scambio effettivo, voglio dire, di partecipazione. Valentina, meraviglioso. E com'è il clima dentro questo caseggiato? Che aria si respira? Ma allora, è sempre molto in fieri la situazione, perché noi abbiamo degli ospiti che si alternano abbastanza velocemente, infatti la sfida è un po' quella di riuscire anche ad offrire dei servizi cercando di andare incontro alle esigenze che cambiano di volta in volta, perché cambiano gli ospiti. È un progetto che si inserisce in un progetto anche più ampio di riqualificazione urbana, e quindi una cosa importante da dire è che tutti i servizi che noi abbiamo all'interno li offriamo anche al quartiere, al territorio, quindi non solo le persone, non solo è un progetto molto colorato, perché ci sono persone che abitano da noi molto differenti, ma è un progetto anche attraversato dal quartiere. Bello, molto bello, bravi, foto di rito con il premio anche per voi, Alma Viva SPA Sharing Torino, anche loro al premio Innovazione 2014, 2013 c'è sulla targa, ma perché si riferisce all'anno passato, grazie, a meno che Poggio non abbia clamorosamente invertito le date, no, ho riciclato le date, no, non credo, esatto, ah no, ma forse hanno preso veramente la...
forse il premio Alma Viva. Ah no, è una targa, esatto, è il premio di quello che sta per arrivare. Hanno rubato il premio, è un caso clamoroso, Poggio. Cambio di targa, allora. Loro sono sharing, Alma Viva sono quelli che stanno per arrivare. Grazie. Però sono bravi anche quelli di Alma Viva che non hanno battuto ciglio, cioè stavano portando via il premio e loro tranquilli. Esatto. Allora, vediamoli subito, quelli di Alma Viva. Ci sono qua la direzione delle risorse umane, i rappresentanti dell'RSU, l'amministratore unico, ci sono veramente tutti. Il progetto è Alma Viva Green, buongiorno e ben arrivati. C'è Marco Onorato.